In Citroen la chiamano nuova C4 Cactus e anche se sappiamo che in realtà si tratta di un restyling, non hanno tutti i torti a sottolineare le novità che introduce questo modello. Allora io giro subito la telecamera e ve la faccio vedere. Eccola qui. E allora quello che potete vedere subito è come questa C4 Cactus nuova o comunque restyling si sia in qualche modo uniformata al family feeling della casa francese, uniformata nonostante ovviamente rimanga un'auto molto originale nelle forme e nella sostanza, ma diciamo si è un pochino più imborghesita, è diventata un pochino più matura rispetto al modello del 2014 quando è stata introdotta. I primi grandi assenti, come vedete, sono gli air bump, che non ci sono più o perlomeno sono stati ridotti nelle dimensioni, adesso si trovano soltanto nella parte più bassa della fiancata, che quindi è un pochino più leggera dal punto di vista stilistico, estetico, mentre al frontale il double chevron non campeggia più da solo al centro del cofano, ma adesso ha i due listelli cromati che arrivano fino a incorniciare il gruppo di luce a LED diurne, mentre quello alogeno non ha più la cornice, chiamiamola così, di gomma che lo circondava, ma adesso vive da solo. E in poi c'è questa presa d'aria nuova molto più grande, cromata, che come vi dicevo dà un senso di familiarità rispetto a tutti gli altri modelli più nuovi di Citroën, penso alla C3 o alla C3 Aircross, e che diciamo dà un tono un po' più maturo, come vi dicevo, alla macchina. Dietro lo stesso, le novità non sono poche dal punto di vista stilistico. Vedete adesso i gruppi ottici sono a sviluppo orizzontale, arrivano fino al portellone, si estendono fino al portellone con questo doppio questa doppia struttura tridimensionale, a effetto tridimensionale, come appunto tutte le ultime Citroën ci hanno detto, appunto, che l'intento è proprio quello di rendere tutta la famiglia delle Citroën riconoscibili anche da lontano. Vi faccio vedere il bagagliaio, che in realtà però non è cambiato perché si tratta di un restyling, quindi strutturalmente la macchina è rimasta la stessa. Parliamo di 358 litri di capacità minima, che diventano 1170 quando gli schienali sono abbattuti. Le novità non si fermano al look esterno, ma proseguono ovviamente anche negli interni, che adesso hanno dei nuovi rivestimenti, come potete vedere, nuovi disegni dei sedili e una ricercatezza superiore per quanto riguarda appunto i dettagli e la praticità. Ci sono nuovi portaoggetti, nuove plastiche e molto interessanti sono questi sedili, che hanno una nuova schiuma in poliuretano interna che promette un comfort di gran classe anche nei viaggi più lunghi, quindi un supporto lombare per la schiena ma anche contenitivo per i fianchi e per le gambe di notevole livello, oltretutto in linea con quella che è la nomea di Citroën in merito al comfort di marcia. Un comfort che passa anche per le nuove sospensioni con smorzatore idraulico e quindi una camera ulteriore che promette il cosiddetto effetto tappeto volante quando si tratta di assorbire le buche, e quindi una risposta più morbida rispetto a quello che faceva la sospensione del modello precedente. È una anteprima europea questa, e ci è stato detto interesserà pian piano anche i futuri modelli della casa. Mi sposto su questo esemplare bianco per parlarvi delle personalizzazioni che già caratterizzavano il modello precedente e ovviamente caratterizzeranno anche questa C4 Cactus rinnovata.
si parla di 31 combinazioni disponibili tra colori degli esterni, pacchetti per gli interni e disegni dei cerchi, mentre la gamma propulsori invece ricalca quella già disponibile, quindi si parla di 3 propulsori a benzina PureTech da 82, 110 e 130 cavalli, quello da 110 è anche disponibile con l'automatico a 6 rapporti, e 2 diesel da 100 e 120 cavalli che invece sarà disponibile con il cambio automatico EAT6 a partire dalla seconda metà del 2018. Una cosa che volevo farvi notare è come viene definita questa nuova C4 Cactus, cioè nuova berlina. E la parola crossover effettivamente non è mai comparsa in occasione della presentazione, e questo probabilmente perché c'è la volontà di un ricollocamento nella gamma Citroën per questa nuova C4 Cactus, che deve diciamo coesistere con la più nuova C3 Aircross, che misura soltanto 2 cm di lunghezza in meno e che quindi può, diciamo, dividere i potenziali clienti che possono propendere per l'uno o per l'altro modello. Sarà in vendita con dei prezzi che ancora non sono stati comunicati, ma quasi sicuramente ricalcheranno il modello uscente, quindi si parte da circa 16.000 euro a partire dai primi mesi, dal primo trimestre del 2018.